Ebbene, amici fratelli della Congrega, avete visto il settimo episodio di The Pain, serie TV spettacolare? Siamo arrivati all'episodio 8, ho detto 7, no, 8 di Tulsa King 2. Tradimenti, imbrogli, notte di inganni, sotterfugi, ma non siamo dalle parti dei promessi sposi. Come cammina il grande Oz, Oswald, come colui che sparò a Kennedy, non solo. Un Colin Farrell trasformato, così come questo falò, che non deve rendere conto a nessuno, quindi. Se la gente non si rende conto di chi sono, ha ragione, perché non lo so più. Ok, fai il culo sto cazzo di tappeto, sempre a rompere i coglioni. Ci sono in giro i coglioni, gli imbroglioni e i coniglioni. Questo Colin Farrell, abbruttito, cicatrizzato, con molte ferite esistenziali e cicatriziali, che non riesce bene a parlare. E questa Christie Migliotti, che a cavare le gambe, splendida, riesce a trasmettere carica erotica malgrado questo sguardo magnetico. No, questa faccia così così. Questo è il cinema che vogliamo, una serie TV, ma è cinema? E quelli che c'erano con il cinecomico di un'altra generazione guardassero Partenon, il Sorrentino, Megalopolis. Il cinema serve per sognare, no? Il cinema è per i tonti. Una volta sostenevano che, siccome era tonto, si dava al cinema e sognava. A forza di sognare, arrivava alla fine della sua vita, vedrò se riuscirò a arrivare alla fine di questo video da Elephant Man. Uomini che soffrite di elefantiasi, uomini che provocate il prossimo. Perché dovete sapere che in questo tipo di società, diciamo in tutta vita, sì, bisogna accodarsi a tutte le mignotte, quindi non datevi, come direbbe qualcuno, la masturbatosi. Ah! Avete presente? Avete visto questo episodio? No, non riesco a parlare stasera. Sono preso da una sollecitazione. E qualcuno potrebbe deridermi, mi deridesse. Non me ne frega un cazzo! Dicevo, questa madre, le origini proprio, di The Penguin, non conoscete Oz. E questi ridono, infatti, no? Non lo conoscete proprio. A volte neanche i genitori conoscono i propri figli. Figurarsi gli estranei. Da qui poi capitò in sorte un sorcino, un sorco, o chissà, un gran po'! E ora cantiamo con Miley Cyrus. Sì. È proibito? E invece balleremo. Cammineremo anche a mo' di Kevin Spacey, Kaiser Soze, nei soliti sospetti. Voi vi sospettate tutto e tutti in maniera indiscriminate, poi criminalizzate, poi ricriminate se non si incazza. Alea. Slow sensual music. Ma mi vedreste, no? Come datore, laureato in economia e commercio e in giurisprudenza, a dimidiare le cause di qualcuno? Le lotte fratricide, cari fratelli della comunità. Minna e Sky. In questo episodio Ginger Rogers cosa dice questa madre? Va a mazzerà e poi ballerà il TikTok e inserirà semmai la clip su TikTok. Ne vogliamo parlare di tutte queste frustrate maestrine quasi a 80 anni arrivate? Dove? Qua arrivarono qualche volta.
Oramai sono irrefrenabile. Vado internato ad Arkham. Ma questo è già successo. Non un Arkham, non quella, è una fantasia. Quindi non si può più. No, assolutamente. Mi ricollegherei anche a Joker. Ride questa madre pazza e fa ridere le persone. Sembra un po' la madre di Chris Walken nella zona morta. Non provate a fare una cosa del genere. Non ci provate! E invece qualcuno ci prova. Ci prova ancora! Io gli faccio un culo così! Io gli faccio un culo così!